Un cordiale saluto gentili telespettatori e ben tornati per l'edizione del telegiornale del Veneto Orientale, telegiornale che apriamo con una notizia che arriva da Fossalta di Portogruaro, un'importante operazione da parte della polizia locale perché partono i controlli serali e finisce nei guai un giovane. Sentiamo il servizio. Fruttano subito ottimi risultati con i primi servizi di sicurezza urbana per il distretto di polizia locale Veneto Est sul territorio di Fossalta di Portogruaro. Verso le 22 di ieri sera, durante un posto di controllo, gli agenti del distretto hanno fermato un'autovettura condotta da un 23enne residente alla Tisana. Durante il controllo dei documenti, il giovane BG, le sue iniziali, ha iniziato a dare segni di nervosismo e insofferenza che hanno spinto gli agenti ad ulteriori verifiche sullo stesso conducente e sulla vettura. E infatti dalla perquisizione personale sono spuntati 2 grammi di eroina, mentre nel vano portadocumenti vi era una carta stagnola con tracce di droga. Essendo la quantità di stupefacente al di sotto dei limiti di legge per provare la detenzione ai fini dello spaccio, al giovane è stato contestato l'uso personale di eroina, con la segnalazione alla prefettura e il ritiro della patente di guida. Dal 1 febbraio, evidenzia il comandante distrettuale Andrea Gallo, sono stati attivati i primi servizi anche a Fossalta di Portogruaro, finalizzati al contrasto dei furti e della microcriminalità, come lo spaccio e la detenzione di droga. Naturalmente si tratta dei primissimi risultati, a dimostrazione dell'importanza di questi controlli, soprattutto serali. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Fossalta, Natale Sidran. Questi controlli, evidenzia il sindaco, dimostrano da subito come la scelta di questa amministrazione in tema di sicurezza urbana sia indirizzata verso la giusta direzione, a tutela della cittadinanza di Fossalta. La popolazione sta molto apprezzando i servizi del distretto di polizia locale, sentendosi molto più tutelata, ha concluso il sindaco. Bottino grosso, ma sono stati identificati, risale allo scorso 30 gennaio, il furto di 2 deumidificatori e 26 televisori in un negozio di elettrodomestici all'interno di un centro commerciale di Jesolo in via Monsignor Giovanni Marcato. A denunciare il tutto alla polizia era stato il proprietario del punto vendita in persona, che nella circostanza aveva lamentato anche i continui furtarelli che da un anno continuano a ripetersi nella sua attività. Dopo aver acquisito i filmati della videosorveglianza, la soluzione del mistero nelle immagini delle telecamere a circuito chiuso, infatti, comparivano un dipendente del negozio e un milanese di 48 anni, originario di Milano ed un finto cliente. Il meccanismo era semplice ed efficace: l'uomo trasportava la merce nel piazzale esterno come se qualcuno avesse appena effettuato l'acquisto, poi caricava la merce nella macchina del complice che si allontanava alla svelta. Nei giorni successivi all'acquisizione dei filmati, infatti, gli agenti hanno notato proprio il finto cliente, un albanese di 33 anni, residente a Jesolo, all'interno di un bar del centro commerciale. I poliziotti, dopo averlo fermato e in virtù delle prove schiaccianti acquisite con i nastri della videosorveglianza, hanno ottenuto dalla Procura della Repubblica un mandato di perquisizione domiciliare nei confronti dei 2 complici. Le perquisizioni nelle abitazioni eseguite lunedì mattina hanno dato esito positivo. Nella fattispecie, in casa del 33enne albanese sono stati trovati numerosi elettrodomestici corrispondenti a quelli precedentemente rubati, per un valore di circa 40.000 euro. I 2 complici sono stati quindi denunciati a piede libero per furto in concorso, con l'aggravante della prestazione d'opera e della periodicità dei reati. Adesso andiamo con il prossimo servizio ad Eraclea, perché anche qui si parla di truffa. Versa l'anticipo per l'acquisto di una Jaguar, ma appunto viene truffato. Vediamo il servizio. Credeva di aver affiutato l'affare online, invece era una cantonata. È quanto accaduto a un 54enne di Sant'Onà, titolare di un'attività imprenditoriale con sede a Eracle a Mare. Dopo aver patuito l'acquisto di una Jaguar pubblicizzata su un popolare sito web da una fantomatica autoconcessionaria di Roma, auto del valore commerciale di oltre 40.000 euro, aveva corrisposto al venditore un anticipo di 3.000 euro. Dopodiché la concessionaria e i suoi referenti erano scomparsi nel nulla. I vari solleciti si sono rivelati inutili e l'uomo ha capito di essere stato truffato. Così, ed era il 25 novembre scorso, si è rivolto ai militari della stazione dei carabinieri di Eraclea, che al termine dell'attività investigativa sono riusciti in questi giorni ad arrivare ai responsabili della truffa. Si tratta di VA, nato a Sassari, 37enne, e PC, romano, 56enne, entrambi già pregiudicati per reati dello stesso tipo.
Per loro è scattata una denuncia e ora dovranno rispondere del loro comportamento davanti all'autorità giudiziaria. I carabinieri invitano i cittadini a prestare sempre la massima attenzione quando si imbattono in offerte vantaggiose sul web e in ogni caso di visionare personalmente il prodotto, soprattutto se di un certo valore, prima di procedere all'acquisto. Maxi controllo nel Porto Gorarese disposto dal questore di Venezia Angelo Sanna a contrasto degli emigranti irregolari. Il vicequestore del commissariato di Porto Gorarese, Marco Fabbro, ha coordinato gli accertamenti di tutte le forze dell'ordine con la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Ben 33 le pattuglie che martedì hanno setacciato i comuni di Porto Gorarese, Concordia, Sagittaria, San Michele al Tagliamento, Fossalta di Porto Gorarese, Caorle e Sanstino di Livenza, in supporto anche gli agenti del servizio anticrimine di Padova. Sono stati controllati alcuni alloggi di fortuna, locali pubblici e negozi etnici frequentati da cittadini extracomunitari, l'area della stazione ferroviaria e delle corriere di linea, nonché i parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali, dove spesso è stata notata la presenza di venditori ambulanti irregolari o molesti. Complessivamente sono state controllate 99 persone, di cui 49 di nazionalità straniera, con due risultati irregolari. Controllati 280 veicoli, ed una persona è stata denunciata. I due cittadini stranieri irregolari, di cui uno pregiudicato e già noto alle forze della polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, sono stati sottoposti ai rilievi di legge ed espulsi dal territorio nazionale. E adesso cambiamo pagina, andiamo a Jesolo con il prossimo servizio, perché nasce il J-Lab a cura dell'AIA, idee, formazione e futuro. Vediamo. AIA punta sulla formazione, creato un laboratorio per aiutare gli imprenditori a crescere. Si chiama J-Lab, il progetto perfezionato e avviato dall'Associazione Jesolana Albergatori e rivolto a tutti i suoi associati. In un mondo come quello del turismo, travolto dal cambiamento senza pari, informarsi, capire e reagire diventa imperativo. Per affiancare gli albergatori in questo processo, da un'idea dell'Associazione Jesolana degli Albergatori con il contributo dei giovani dell'associazione, nasce dunque J-Lab, Officina Laboratorio, punto d'incontro per i professionisti del futuro. AIA ha sempre creduto che la professionalità rappresenti uno dei punti di forza del nostro fare accoglienza, ha spiegato il presidente Alessandro Lizzante. Per questo si è sempre impegnata nell'organizzare momenti di incontro, confronto e crescita. Con J-Lab l'impegno diventa ancora più forte, non più dunque iniziative sporadiche, ma una progettualità continua per la formazione e la crescita dei nostri associati, che rappresentano la spina dorsale dell'economia della città. Con J-Lab creato anche già il primo ciclo di incontri, il primo di quali si terrà proprio in questo venerdì, un altro entro la fine del mese, quindi altri tre appuntamenti a marzo, per chiudere con l'Albergatore Day di inizio aprile. Proprio per questo venerdì alle 15, nella sala Palladio del Palarex di Piazza Brescia, l'incontro sul tema B&B, Bed and Business, un seminario formativo che apre nuove prospettive sulla preparazione manageriale degli albergatori e sulla ricerca di soluzioni creative per raggiungere gli obiettivi economici. Albergatori Day è invece l'appuntamento di inizio aprile rivolto a tutti gli albergatori delle spiagge venete e che per finalità ed obiettivi ricalca quello già sperimentato nel 2015 e che mette a disposizione, in una sola giornata, un panel informativo con temi e suggerimenti atti a risolvere le criticità gestionali e la crescita professionale, volte a migliorare sempre più la qualità dell'offerta. Voglio andare in pensione, ma prima voglio trasmettere il mio mestiere a un giovane che non riesco a trovare. Il calzolaio Gabriele Riccioli, titolare della bottega Gabri Style, non sa più che pesci pigliare. Da mesi sta cercando uno o una giovane a cui trasmettere la sapienza del mestiere artigiano di ripara scarpe, una bottega avviata da 13 anni. Nessuno finora si è fatto avanti. Gabriele Riccioli ha il suo laboratorio di calzolaio in via Oberdan, a due passi da Piazza Grande, posizione favorevole. Il lavoro non manca, ma ora che per lui è giunto il momento di andare in pensione, sta cercando qualcuno a cui lasciare l'attività, il negozio e la sapienza di un mestiere che è una vera e propria arte. Certo, chi proseguirà
cerco chi proseguirà, scusate, dice, ma non trovo nessuno, afferma così il Gabriele, mentre lascia un attimo i suoi macchinari e si avvicina al bancone del negozio. Ho sparso la voce in tutti i modi, ho persino lanciato appelli su Facebook e su altri canali web. Voglio andare in pensione e sto cercando persone che vengano ad imparare il mestiere per poi cedere l'attività. Mi impegno per iscritto, ha continuato a mantenere quello che prometto, ribadisce così quindi il calzolaio Opitergino. E adesso parliamo di solidarietà, andiamo a Concordia Sagittaria, dove il cuore dei concordiesi si apre per le popolazioni terremotate con un'importante raccolta di materiale e indumenti proprio per queste popolazioni. Sentiamo. Concordia Sagittaria si dimostra nuovamente solidale con chi è in difficoltà. Nei giorni scorsi i concordiesi si sono attivati con l'amministrazione comunale per portare aiuto alle popolazioni delle Marche colpite duramente dal terremoto. Da qui è partito il coordinamento della Protezione Civile Comunale con l'assessore Simone Ferrone. Non è stato difficile chiedere ai concordiesi di partecipare al progetto solidale, anzi, abbiamo raccolto circa 100 quintali di alimenti per gli animali, ha spiegato l'assessore, ma sono arrivati moltissimi altri prodotti, superando ogni aspettativa, tanto che abbiamo dovuto chiedere aiuto alla Protezione Civile Metropolitana per portare tutto nelle Marche. L'iniziativa proposta da alcuni cittadini è stata accolta dall'amministrazione in maniera positiva, abbiamo pensato subito di coinvolgere il gruppo di volontari di Protezione Civile, che sono stati fantastici perché hanno organizzato sia la giornata della raccolta e successivamente anche la successiva giornata di trasporto, che non è stato facile visto la quantità di beni che sono stati donati dai cittadini concordiesi e non. Inoltre l'amministrazione poi ha avviato una serie di contatti direttamente con delle amministrazioni presenti che sostanzialmente sono state colpite dal terremoto e quindi nella fattispecie i beni sono stati consegnati nella provincia di Fermo e nel comune di Pollenza. Accettando ben volentieri la proposta della nostra amministrazione comunale per organizzare una raccolta di beni di prima necessità da portare nelle zone colpite dal terremoto, abbiamo messo a disposizione la nostra sede per raccogliere tutta la merce, prepararla per la spedizione e poi sabato 4 febbraio con i nostri mezzi, con i nostri volontari, ci siamo recati in provincia di Macerata, in provincia di Fermo, a consegnare tutti gli aiuti raccolti. Ricordo che siamo partiti con un auto articolato e una motrice e in più i nostri mezzi carichi di aiuti umanitari per le persone e per il bestiame. E intanto il progetto continua perché è già pronta una nuova raccolta per portare ancora aiuti. Bollette meno care, differenziando meglio la componente secca dei rifiuti, analizzato quanto gettato del secco non riciclabile dai sandonatesi nel 2016, Veritas ha rilevato che circa il 50% della componente contiene rifiuti che invece potrebbero essere differenziati, quindi gettati in altri bidoni, consentendo di alleggerire la tariffa. Il nuovo sistema di raccolta delle immondizie prevede che meno sarà la parte del secco prodotto da ciascuno e raccolto da Veritas. Meno costosa sarà quindi la bolletta, poiché tutti i nuovi bidoni saranno dotati di transponder, ossia di un meccanismo elettronico di riconoscimento del singolo utente. Finora i comuni vicini con una differenziata migliore sono Fossalta e Ceggia. I rifiuti a cui prestare più attenzione sono tessuti e indumenti. 20% dei conferimenti sbagliati che andrebbero inseriti nei contenitori gialli destinati alla Caritas, ma anche il 14% di imballaggi in plastica come le vaschette per uso alimentare, anche lo yogurt, che andrebbero sciacquate e smaltiti nei contenitori di VPL. Per il 13% si tratta di carta e cartone e il 5% di umido, per lo più scarti da cucina. E adesso andiamo nel Veneto orientale, un turismo accessibile nelle spiagge del litorale veneto. Parte il progetto Turismo Sociale e Inclusivo nelle Spiagge Venete, approvato dalla Giunta Veneta lo scorso dicembre, la cui finalità è quella di sviluppare e favorire l'offerta di viaggio, vacanze e soggiorno delle persone con disabilità fisiche, motorie o sensoriali nelle località balneari venete. Ieri a Venezia la presentazione a Palazzo
Sobaldi del progetto da parte dell'assessore regionale al turismo Federico Caner e dell'assessore alle politiche sociali Manuela Lanzarin. L'iniziativa dispone di un budget di 650.000 euro complessivi e sarà attuata in collaborazione con le aziende ASL dei territori costieri. La numero 4 Veneto Orientale, capofila del progetto, in considerazione della sua vocazione turistica ed esperienza in ambito di medicina turistica internazionale. La numero 5 Polesana e la numero 3 Serenissima. I comuni coinvolti sono quelli di San Michele a Tagliamento, Combibione, poi Carle, Eraclea, Jesolo, Cavallino, Treporti, Venezia Lido, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle che insieme nel 2016 hanno registrato attorno ai 25 milioni di presenze turistiche. Adesso andiamo a Meduna di Rivenza con il prossimo servizio, un terzo del bilancio comunale destinato al sociale. Sentiamo. Trasferimenti statali dimezzati e bilancio per il 30% destinato al sociale. Questo lo specchio dei tempi e i dati in estrema sintesi del bilancio 2017. Meduna infatti destinerà al sociale 350.000 euro, ossia il 32,91% del totale degli stanziamenti di spesa, circa 726.000 per l'anno in corso. L'ho spiegato la stessa sindaca, Marika Fantuz. Quest'anno siamo riusciti a presentare il bilancio di previsione 2017 entro fine dicembre, però le problematiche che attanagliano ormai da 8 anni i comuni si sono ripresentate per il 2017 ancora più critiche. Il trasferimento dello Stato al comune è stato ulteriormente diminuito di oltre 77.000 euro, portando il taglio complessivo dal 2013 ad oggi a 242.000 euro, il 42,10%, quasi dimezzato. La tassazione locale non aumenta e continuano a derogare gli stessi servizi. E continua. Forti del dato ormai consolidato da anni nel territorio che ci ha visto nel 2015 comune che stanzia maggiormente nel settore sociale, quest'anno abbiamo destinato a questo comparto oltre 350.000 euro del nostro bilancio. La cifra finanzierà, tra le varie spese, anche il progetto Lavoro Comune per inserimenti formativi con borsa lavoro di cittadini in situazioni di disagio economico. Il secondo settore di investimento in termini economici è la pubblica istruzione. Destineremo il 15,74% della spesa, ossia 167.900 euro. Nel settore degli investimenti completeremo il Ponte della Vittoria e quello per Mure per 1.800.000 euro. Gli studenti intervistano 50 anni dopo gli alluvionati del 1966. Ne è nato un vero e proprio reportage con tanto di filmati d'epoca che rendono unico il documento. Domani mattina alle 10 a Lisis Scarpa sarà presentato in anteprima il documento La grande alluvione raccontata ai più giovani, video che unisce proprio i filmati d'epoca sull'alluvione del 1966 a Motta che è con insieme anche ad interviste recenti dei testimoni di allora, realizzate proprio dagli allievi dello Scarpa, coordinate dall'insegnante Martina Vicentin. Un evento che segnò profondamente la storia del paese, visto che si trattò di passaggio storico. L'ingresso è libero e aperto a tutti. E adesso andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio in fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, termina qui l'edizione del telegiornale del Veneto Orientale. Non cambiate canale perché dopo le previsioni del tempo torneremo con le altre notizie dal Nord-Est.